ancora l'alcol all'origine dell'assurdo comportamento di un parrucchiere 54enne di Anteaccoli. L'uomo, dopo essere giunto al Barcatelli di San Vito nel pomeriggio di ieri, in visibile stato alterato, prima si è abbassato i pantaloni, molestando e dileggiando gli increduli clienti. Poi, all'arrivo dei carabinieri, allertati dai titolari del bar ricevitoria, ha letteralmente dato in escandescenza. Prima ha cercato di scappare, poi bloccato e fatto salire sulla gazzella, ha cominciato a prendere a calci e pugni la paiatia antisfondamento al suo interno. Infine, giunto in caserma, si è accanito negli uffici degli investigatori. Una somma di comportamenti che ha fatto scattare le manette, con l'accusa di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per il danneggiamento aggravato dell'autovettura. I militari però lo hanno indagato anche per atti osceni in luogo pubblico e guida in stato di ebbrezza, dopo aver accertato che il commerciante era giunto al Barcatelli in auto, già in preda ai fumi dell'alcol. 4 ore dopo il concitato episodio all'interno del locale, sottoposto all'etilometro, è risultato positivo con un tasso di 1,54 che ha comportato anche il ritiro della patente. L'arresto del parrucchiere è stato convalidato questa mattina dal giudice monocratico del Tribunale di Lucca, dove l'uomo è comparso per essere giudicato con rito direttissimo. Il processo, dopo la richiesta dei termini a difesa presentati dal suo avvocato, è stato rinviato al 24 settembre prossimo.